Iniziò sotto le bombe, l'amicizia più grande del mondo. Pum! Perché mi sputi? Perché sei ebreo. Anche i miei genitori avevano genitori ebrei. E anche i miei nonni. E anche i nonni dei miei nonni erano ebrei. Mazza che sfiga però. Entri nel plotone. Il vostro fratello pensa solo a fare la guerra. E che problema c'è? La guerra è brutta solo se si perde, no? Se gioca a fucilare la gente, che cosa farà da grande? All'attacco! Se fate la guerra vi posso curare io i feriti. Le femmine devono stare a casa a fare i figli per il duce. In orfanotrofio ci insegnano a cucinare e a cucire. Abbiamo organizzato un treno che arriva direttamente ai campi. Che tipo di campi? Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. L'hanno preso i tedeschi. Li portiamo a casa Riccardo. È scappato oggi con la mia tenda. Anche Wanda. Vanno in Germania da Riccardo. Dobbiamo sempre salvarci l'un con l'altro. La fuga è l'idea di vostro fratello. Cosa fai? Se non mangiamo io non cammino più. Non ce l'avevo come! Non capite quanto dolore e rabbia ha portato la vostra guerra. Aiutiamoli in boscaglia. Sono una ragazza, non potete toccarmi il sedere. Si è scappata di nuovo. Se uno cammina mica scappa. La guerra non è un gioco per bambini. Allora lo dobbiamo andare a liberare. Allora non camminare, corri. La cosa più bella della vita è la libertà.